Meno male che oggi me va de vive, perché altrimenti il video dei Pokémon lo vedevate non con gli occhi, ma col cazzo. Bentornati sul mio secondo canale, oggi con la vita che ci scorre nelle vene, proseguiamo la nostra avventura a Galar insieme al fottuto Renato, fottuto re del fottuto Mediterraneo. Prima di iniziare, ovviamente, lasciatemi un like e un commento, lasciatemeli sempre qui perché mi fa sempre piacere leggervi, mi fa sempre piacere far parte delle dei vostri 10 secondi di follia. In cui scrivete cazzate. Vorrei ringraziare ovviamente chi mi ha dato i soldi, che è gente più importante di voi poveri che non meritate. Solo Febbio 5 euro e Algert Morric 67, cambia nome ti prego, 2,49 euro. Ci sta, ti ringrazio, loro sono gli sponsor. Beh, 7,50 euro. La serata è svoltata, la canna l'abbiamo comprata. La coppa del coglione invece va a Lori Juve, non per la sua fede calcistica, ma perché ci scrive un messaggio che io inizialmente ho interpretato seriamente, poi però mi sono reso conto che mi stava prendendo per il culo. Do li mortacci tua. So tre video che ti prova di che se vai appena entri a destra nel tempio trovi a livello 30 circa il duce. Mi avete dato diversi consigli. Allora, Runericus non guardo lì perché sto leggendo. Non impara mossa terra prima del 50, ma potremmo prendere battiterra nelle terre selvagge. Ora ci andiamo. Al posto dei Karkol, tutti mi state dicendo Impidimp. Oggi forse lo catturiamo. L'uomo nei centri Pokémon. Ti cambia il nome ai Pokémon. E le mosse Dynamax hanno forza diversa in base a quanto è forte la mossa di base. Ma a noi ci frega qualcosa? A noi non ce ne frega un cazzo di niente. Vi dico anche che sabato e domenica sarò al Games Week. Sabato ci sarò dalle 16 in poi allo stand Monster o Activision. Poi vi darò meglio comunque le indicazioni. Ma credo che sia nel padiglione 15. Mentre domenica ci sarò dalle 14 in avanti, sempre padiglione 15, stand Euronics. Mi raccomando, venite a trovarmi sia sabato che domenica. Così ci facciamo le foto, ci tocchiamo le palle a vicenda. Se siete femmine, mi dispiace, non posso toccarvi, altrimenti sarebbe molestia. Manco iniziamo, già apro Google. Impidimp, er Pokémon sborra. Buio Folletto, oh, se gode. Dove si trova? In un po' de zone si trova. Ah, tra l'altro, un'altra cosa in realtà che non ho segnato, non so perché. Torniamo un attimo giù perché mi avete. Oh, Televitar, cazzo! Mi avete detto che andando verso la palestra dovrebbe esserci tipo una porta che porta a una porta. Questa, mi sa. Ah, non ci puoi entrare in bicicletta. E mi sa che qua dentro lui c'è da volo. Sono un tassista del Volo Taxi. C'è da volo, fratello. Stiamo regalando MT ai nostri clienti più affezionati. Fanne buon uso. Vedi che qua hanno dato i consigli giusti, fratello, madonna, vorrei proprio scoparvi la madre. Va bene. Allora, ovviamente, sì, usciamo da questa nefandezza. Insegniamola immediatamente. Ovviamente la damo a briga. Tra l'altro si dovrà evolvere prima o poi questo fottuto figlio di puttana. Allora, lui è volante, però poi sarà volante buio, se non sbaglio, può essere. Ma io levo beccata, tanto beccata e spennata è esattamente la stessa cosa. Leva beccata e metti volo. Solo che beccata è una merda, almeno volo leva un po' di più e abbiamo un'altra mossa. E se gode, prima missione del giorno fa. Ta coglioni. Poi mi dite che se io entro nel centro Pokémon, dici lui inducito? Ho una montagna di belle cose, prendine qualcuna. Ornitofossili. Parte del fossile di un Pokémon preistorico che solcava i cieli. Nessuno sa quale fosse il suo aspetto. Cioè, posso andare dalla signora dei fossili? C'è una studiosa che è in grado di rigenerare i Pokémon. Ah, sì, è quella che abbiamo visto l'altra volta. Tu cambi nomi? Ah, sì, ma chi è che cambia i nomi? Tu cambi nomi? Valutare un soprannome. Ah, tu offri servizi. Ma dai, Erpuzza. Erpuzza, non è male. Se ti impegni, potresti anche trovargliene uno migliore. Sì, siamo davanti al primo caso di soprannome modificato all'interno della storia dei Pokémon. Qui si scrive la storia perché Mushu è il nome, ricordo essere Erdrago de Mulan. D'ora in poi questo Pokémon si chiamerà Mushu, decisamente meglio, hai visto? Seconda missione del giorno fatta, fratè. Ma quanto cazzo stiamo andando spediti? Se noi andiamo alle terre selvagge, vicino alla sedia del gigante. Ma quale cazzo è la sedia del gigante, fratè? Ah, qua. Vogliamo lì perché tecnicamente mi avete detto che c'è battiterra che potrebbe essere utile da Runericus, er Pokémon Runa. È questa la sedia del gigante. Te mi dici che c'è battiterra? Ma dove? Ma non è che già l'ho presa? O tu mi devi dire dove cazzo è battiterra, però? Non esiste, io non so come dirtelo. Eccola! Ah, MT71! 81, merda, battiterra però buono. Perché gliela insta insegniamo, frate. Battiterra, usa a tufello. Anche perché prima del 50 non impara un cazzo di niente, eh? Quindi battiterra è buono. Allora possiamo togliere schianto. Che tanto che cazzo ci fai? Precisione 75, ma leva questa merda. Ok. Terza cosa fatta, frate. Ora, quarta cosa del videogame, del video. Te mi dici Impidimp. Te mi dici specchio del gigante. Impidimp, 26-28, nell'erba alta, 35%. Ok, proviamo a andare allo specchio del gigante.
gigante. Fammi vedere dove sta sto cazzo di specchio del gigantesco gigante. Mi sa che sta dall'altra parte. Cioè dobbiamo attraversare e starà di qua sicuramente. Specchio del gigante, eccolo qua. Ok, quindi dobbiamo semplicemente andare nell'erba e trovarlo. Quindi lo trovi nell'erba? Cioè ma spawna così... Ma come lo trovo? Cioè è un incontro erbifero? Cioè non è uno di questi che spawna così? Oppure spawnano... Io non ho capito se i Pokémon che trovi li trovi solo ed esclusivamente... Cioè che spuntano fuori. Cioè, ma è impossibile trovarlo, fratello, ma stai scherzando? Che significa probabilità 35% nebbia? Cioè che ci deve essere la nebbia? Ah, se no mi avete detto che si trova in realtà al bosco Brillabirinto. Forse nel bosco è più semplice. Ah, incontri fissi. Ah, lo trovi già evoluto. Andiamo avanti, sì. Come sai che non lo troviamo così? Non so, sono dubbioso di sta roba. Senti, noi andiamo avanti, ma che cazzo ce ne frega? Noi dobbiamo andare al bosco Brillabirinto. Dopo di più, bosco Brillabirinto Piccadilly. Eh sì, andiamo qua, apriamo il volo taxi. Andiamo al bosco Brillabirinto, vediamo un po' cosa ci riserva la vita e prendiamo Impidimp. Anzi, in realtà prima torniamo indietro. Vorrei tornare dalla tizia. Tanto stava qui dietro, alla tizia dei fossili, frate. Roba dei fossili. Ma tanto saranno inutili come in ogni gioco Pokémon. Ma c'è qualche gioco di Pokémon in cui servono veramente i fossili? Cioè, dopo Kabuto e Omanyte, non penso che abbia mai usato dei fossili. I fossili di Galar sono proprio un mistero. Sì, ma ce l'ho. C'ho dei fossili. No, che devo fare? Non ti devo da te. Lui mi aveva detto a chi chiede, frate, mi sono scordato. No, a chi devo darlo? Mannaggia, il cazzo, me l'ha detto 5 minuti fa. Perché non lo vuoi tu? Niente, non lo vuole. Beh, senti, fotti di cogliona. Torniamo indietro e torno volando perché a me piace inquinare come Taylor Swift, quella puttana. Per andare dalla cucina al bagno usa air jet privato. Se prosegue, dall'altra parte, se prosegue verso il bosco Brillabirinto. Mica male, mica cazzi. Era da st'altra parte però, eh. Allora, bosco Brillabirinto significa nuovi percorsi, nuove avventure. Impidimp e la squadra al completo, eh? Perché poi ne abbiamo altri da catturare. Tipo quello lì. Cos'era? Quello drago che mi avete detto che però si prende un po' più avanti. Bello, frate. È quello? Ma vieni qua. Che cazzo fa? Ha attivato il fungo. Sono bloccato, non mi posso muovere. Ah, ma era una cazzata. Ma io stavo a cercare. Ma che è sta lingua da pervertito? Non da pedofilo, sia chiaro. Allora, fagli un po' di danno. Ok, gli hai fatto male, ma... Giusto così. Allora, Mega Ball. Sì, ho imparato adesso questo tasto che è un tasto rapido. Nessuno me l'ha mai detto che c'è il tasto rapido. Lo devo imparare adesso leggendolo casualmente e facendo il figo. Signori, abbiamo fatto già 3 cose, 4. Quanti minuti sono di videogame? 2? Allora, Impidimp, è il momento di... è il posto del minatore. Recupera le forze inalando dal naso l'energia negativa emessa da persone e Pokémon quando sono... Frate, ma sul serio? Ti puoi chiamare solo in un modo, frate. Lapo, benvenuto. Allora, Lapo, aggiungi alla squadra e levi minatore. Gli prendi pure la bacca che non so che cazzo era. Mettilo nella borsa. Squadra al completo. Per ora. Però possiamo dire per la prima volta nel corso di questa avventura che siamo quasi completi. Perché comunque Brigamo si evolverà, Smegma si evolverà, Lapo si evolverà, Tufello è già lì e Muscio è già lì. Te posso dire, sta squadra mangia. Abbiamo fatto talmente tante cose che potrei terminare qui l'episodio. Non capisco questi funghi che fanno un po' di luce. Non capisco, repellente, cura totale. È strana questa roba. Cosa c'è, un easter egg? Ma che fai? L'easter egg dei Pokémon, frate? Qui posso girare così? Ma non si vede un cazzo. Eh sì, te fanno tipo luce. Allora, ho fatto a botte col ragazzo lì e Brunello ha voluto imparare Scintilla, un'altra mossa mia. Oh, sacchetto di lumi in polvere. Vabbè, ma sti cazzi, perché sono rimasto così? Ma qual è l'evoluzione di Impidimp, frate? Ma fermi tutti. Sto posto è ambiguo, è magico. Ma dove cazzo devo andare? Questo è il problema. Ma frate, ma è tutto chiuso. Ma dove devo andare? Poi perché è così buio? Frate, non capisco dove sto andando, te dico la verità. C'è il segreto del bosco, sicuramente. Allora, partiamo dal presupposto che non so che sto a fare. Ma è tutto chiuso, frate. Ah no, date qua, sono un coglione. Quello è un minifungo, non ci interessa. Questo è un antidoto. Gran radice, se gode. Quella è una bella lotta in doppio che skippiamo come Madonna Santa. Ma qui non si vede un cazzo. MT29. Mannaggia cazzo, tutti molto vicini quest'oggi. Sto a rimanere veramente confuso da tutto quanto. Fammi un po' di luce. E qua non c'è un cazzo di niente. Io sto a continuare a premere le cappelle dei funghi. Là sopra come ci arrivo? Scusami un attimo. Ah, da qua si può fare giro. Ma non si vede un cazzo! Ma perché, scusa, non ho preso direttamente lui? Invece dell'altro per farlo evolvere? Cambia qualcosa? Sta al 38, è pure altissimo di livello. Vabbè, sti cazzi, mo lasciamo lui, non ce ne frega niente. Frate, la velocità la devi togliere. No, là si prosegue. Guarda lì come si... lo scorcio, bello, mi piace. Però qua c'era una roba. C'era la lotta in doppio che skippiamo. Là, che cazzo ve lo dico a fare? No!
è stato semplice far evolvere l'Apo. È bastato skippare una lotta e farlo salire di un livello. Oh, ma subito così, un'evoluzione dopo l'altra, una cosa dopo l'altra. Oggi mille emozioni. Oh, Morgan, dall'Apo a Morgan, guarda che comunque si parla sempre di nasi. Nella lotta si prostra fingendo di chiedere pietà e infilza il nemico con il ciuffo di capelli appuntito come una lancia che gli parte dalla nuca. Ma quello è... Ma frate, ma c'ha un naso che madonna si pippa tutta Roma. Che vuoi imparare? Suppli colpo. Ma puoi togliere attaccalite, tanto poi immagino imparerà. Poi adesso vediamo un attimo se, se abbiamo delle mosse folletto da insegnargli. Secondo me può essere. Vediamo al volo se ce l'avemo. Oh, ma veleno shock? Perché no, dai, a Brunello. Io tolgo scintilla, così abbiamo elettrococco, la scarica, scintilla e acido. Che ne dici? Oppure levi acido? No, dai, leva acido. Sti cazzi, levala. Possiamo toglierla, secondo me. Dai, ditemi che ho sbagliato, vi prego. Coglioni. C'avevamo fascino, ma inutile. C'avevamo pure velen puntura. Oh, frate, ma sanguisupa. Sanguisupa. Sanguisuga mushu. Cos'è DT? Non so che è. Sì. Che cosa che significa il DT? Non lo so, frate, non ho capito. Leva rotola, frate, ma che è? Ma perché tutte ste mosse non gli ho date prima? Che cos'è il DT? Che ho fatto? Non lo so. Non c'avevamo niente di folletto, in realtà, eh. Sperando che magari impara delle mosse un po' più avanti. Perché almeno delle mosse folletto sarebbe huge. Allora, entriamo. Ma che è Avatar? Ah, è Piccadilly, siamo già arrivati. Ah, Piccadilly è bellissimo! Frate, è la cosa più bella che ho mai visto in vita mia. Un'ambientazione senza senso. Guarda lì, tutti i fatti dei funghetti. Mi sta ultra lollando. È una città magica. Ma sono tutti fattissimi, signora. Grr, wow, sono un Pokémon lotta con me. Ah no, sono un Pokémon lotta con me. No, sono tutti fatti. Signora, smetti quei funghi, te prego. Non arrenderti, gli diciamo, signora, non si preoccupi. Mostrami dei vestiti in grado di esprimere il mio fervore. Indossa dei capi d'abbigliamento dal design infuocato. Ma che vuole, ma lei è dal cazzo. Cerchi Francis, mio nonno si chiama così. No, in realtà non sto a cercare Francis. Francis Ford Coppola. Ciuciu. Sta città sembra minuscola. Mo c'è solo la palestra, non c'è nient'altro. Questo è un altro strumento, no? So, Ducase e una drogata. Questa è quello che c'ha da offrirci Piccadilly. Il signore che guarda i cosi. Ah, è Francis? Sono l'unico Francis in giro. Chi mi cerca? Una lettera per me. Ah, che culo, pensa te. E chi gliel'aveva data? Chi me l'aveva data questa? Pauline. Frate, non mi ricordo. Da bambini giocavamo insieme. Era malata, me l'aveva tenuto nascosto. Ci sono trasferito in un'altra città e non l'ho più vista. È viva. La tua Pauline è viva. Grazie per avermi riportato alla mente bei ricordi. Lui che ripensa a quando scopava. Piccolo regalo. Preservativo usato, se gode. È pieno di sborra. Va bene, Francis. Missione secondaria fatta. Frate, sto a fare una quantità di cose indefinita. Dammi sto strumento. Grande fungo. Ma quindi, scusa, devo andare direttamente alla palestra? Signora? Ho sentito che hai sbaragliato la palestra di dopo di più. Ti sei meritato questa MT? 22? 77. A Shakur, era quella che... Shakurato! Ma quindi devo andare direttamente alla palestra? Scusa, è finita la città. Ma mi sembra assurdo, scusa. Che Pokémon usano questi, scusa? Non lo posso sapere, eh? Me lo dite? Così all'improvviso mi fate fare la palestra. Oh, Avrigno. Ciao, sfida palestra Renato. Ciao, Mary. Hai già 4 medaglie. Sei pericoloso con quel tuo gigacazzone. Mi toccherà darti la card della mia Lega Pokémon. Dammi sta card, così leggiamo niente. Perché ne abbiamo letta manco una. Sono inutili. Quante cazzate dice questa? Salve, signora. Voglio passare. Voglio scopare tutti. Sì, vai a mettere la roba. Nessun problema. Con il numero 10. Chissà quale sarà la sfida di questa palestra. Lo vediamo subito. La palestra dei Piccadilly. Oh, Poppy. Poppy Playtime, ma che dici? Vuoi far sesso? Ecco qui un altro triste allenatore che ha bisogno di un po' di rosa nella vita. Rosa Chemical. Vediamo della nostra missioncina. Dunque, una cosa facilina. Dovrai solo rispondere a delle domande. Se sbaglierai, le statistiche del Pokémon in campo diminuiranno. Holy shit. Se risponderai correttamente, aumenteranno. Tranquilla. Sto per leggere tutte le risposte su Google. Quindi se risponde a domande. Oh merda, no, ma è un esame, fratello. Dove sono le domande? Lorella Cuccarini. Sprizzi. Oh, però Sprizzi, finalmente. Brunè. Secondo me non ci dovresti avere difficoltà. Vorrai credere. C'ho solo 10 veleno shock. A posto, dai. Nercill. Senza problemi. Che cazzo è questo schifo? Ma perché tutti con la lingua di fuori che vogliono le calculo? Qual è tipo è super efficace contro i Pokémon forletto? Veleno e acciaio, entrambi? Entrambi, frate. No, non c'è una risposta sbagliata. Non c'è una cazzo... Di risposta sbagliata. Ah, in game aumenta. Ma fighissimo. Cioè, pensavo alla fine contro il cavoletta. No, però in effetti poi sarei stato veramente troppo forte. Vabbè, abbastanza semplice. Prossimo! Dai, levate. È sempre Lorella, frate. Entrata e uscita. Sarò la tua prossima avversaria. È la stessa persona. Ma è la stessa Alda. No, non puoi cambiare nome. Sei sempre tu, Swirlix. No, ho sbagliato. Ho miscliccato. False lacrime. Vabbè, non ci interessa. Si chiamava Lorella. Lorella Cuccarini. Ma che domanda è? Perché purtroppo il tasto per velocizzare è lo stesso che usi per andare avanti. Quindi se lo clicchi. Vabbè, capito. Prima è andato. Prossimo. Aromatis. Frate, ma sti Pokémon non so se sono bruttissimi o bellissimi. Le shot a tutti, frate, prego.
Non lo shotti, incredibile. Psichico. Oh, tutto tranne psichico, fratello. Oh, ma com'è possibile? Ma perché c'hai psichico? Senti, manda l'apo. Ho sbagliato. Ma tanto nessun problema, perché la shottiamo. Ti pare che attaccava prima lui? No! Sono un coglione. Ho sbagliato. Ah, dolce bacio, va bene. È confuso. Ti pare che si colpisce da solo? Possibile. Si gode. Ma coglione. Smegmar 30. Oh, ma Smegmar quando cazzo si evolve? Bella pealda. Oh, hai visto? Bastava chiamarla. Ultima evoluzione de Smegma. Qual è la terza? Come si chiama? Carcere. Ma è Omiatol, frate. È letteralmente Omiatol. Oh, bello, carino, mi piace. A vari assi nella manica, mette getti d'acqua dalle dita e si fa trasportare dal vento grazie alla membrana che ha sulla schiena. Se gode? Tiro mirato. Che roba è? Roba d'acqua? Speciale d'acqua. Permette di attaccare un bersaglio ignorando gli effetti di mossa e abilità. Va bene. Vabbè, leva. Pistolacco, ovviamente, falla volare. Mo esce e rientra. Sei uguale, mi vedo un cazzotto qua sotto, te lo dico. Ce n'è un'altra uguale. È sempre la stessa persona. La prossima sfida sarà contro di me. Non è possibile. Sei sempre tu, Olga. Sei sempre tu. Oh no, Morgrem. La situazione è che mi servirebbe Brunello. Però vabbè, noi famo volo, non ci interessa troppo. Bruciapelo, vabbè. Tentenna, io devo riattaccare. Cosa mangio ogni mattina a colazione? E io che cazzo ne so, Ercarry. E come cazzo faccio a saperlo? Che ne so, che vivo con te, Lorella? Ma non ti dico di sciottarlo, ma levagli un po'. Va bene. Assorbi bacio. Eccoci qua. Ma che devi cagare cazzo tu, eh? Niente, non lo shotti. No, secondo me lo shotti con volo. Vola in alto, gli fa assorbi bacio, fallisci. E Morgrem, a.k.a. Morgan, a.k.a. Lapo, a.k.a. Ernaso più lungo di Porta Romana. È umiliato. Oh, Gardevoir. Gardevoir cosplay. Prossima ricerca. Rifai volo all'infinito. Porca madosca, fratello. Con calma, fammi attaccare. Vai tu, Fe. Sei tu quello che ce l'ha svolta, te fidi? Ombra artiglialo. Ma tu adesso dovevi usare fascino. Ah, lui usa fascino. Vabbè, ci ne vanno altri 65 colpi perché ha deciso che noi purtroppo dobbiamo levare due. Riflesso, ok, vediamo, non posso colpirlo. Ok, sì. Non c'è una mossa che fa danno sto coglione, oh. Se gode. Oh, tutti che salgono di livello se gode. Tu fai l'ar 36, l'apo al 33. Mushu al 33 come Gesù Cristo, se gode. Leva dal cazzo, a cogliona. Sei sempre te. Sicuramente era l'ultima. Che idea strampalata quella di usare la missione per selezionare un successore. E se ne va, se gode. Allora, Poppy Playtime, è il momento di piercazzo. Dov'è? Allora, che si dice? Che tocca fa? Hai superato la missione. Chissà che impressione ha fatto la capopalestra. Vuoi affrontare la capopalestra? Assolutamente sì. Sai che voglio sta medaglia. Lo sta. Ma poi tutta sta gente, no? Posso dire? Cioè, dentro le città ci sono quattro case. Questi sono almeno 15.000 spettatori. Da dove vengono? Poppy Playtime. Non ve. Ma c'è il naso a forma di cazzo. Anche l'ombrello è a forma di pene. Poppy, ma tu nel passato mi sa che eri la ciucciatrice? Vabbè, di Galar. Sono Poppy, la capopalestra di questo stadio. Forse avrei dovuto presentarmi prima. Eh sì, ci stai stalkerando da 3 episodi. Ti aspetta l'ultimo esame. Affronterai la prima donna della compagnia. E cioè me. Se lotta, finalmente. Ma quanto è lenta. Dai. Cioè, è il momento di smettere. Parte la sfida dei Poppy. Transessuale. Whizzing. Ma come Whizzing, fratello? Ah no, però vola. Batti terra, dici c'è effetto? Vediamo che succede, sperimentiamo. Mazza, ma è un lord? Cos'è? Della rivoluzione industriale? Domanda. Oh merda, sai come mi chiama la gente? Avada! Te pare che ti chiama la strega? Ok, aumenta tutto. Però batti terra secondo me non ha effetto. Immaginavo. Vabbè, sappiamo under culo. Continuiamo. Ombra artigli, te devo dire. Così spamma l'infinito. Tocca spammare ombra artigli. Vento de fata. Che altrimenti servirebbe una mossa psico che non abbiamo. Vabbè, stiamo a far gara a chi leva di meno. Qual è il mio colore preferito? Sarà il rosa. Orco 2. Di certo non su di me. Ma ho misclicchiato. Ma dammi tempo. Dai l'ultimo colpicino. Vento de fata. Occhio che non c'è più difesa. Che culo. Lo puoi killare senza problemi. Tra l'altro avete detto di mettere la roba che tra un Pokémon e l'altro mi dice se lo voglio cambiare. Ragazzi, no, ho fatto 900 serie di Pokémon. Lo dovresti sapere che uso lo stile di lotta fisso. Mawile, me curo. Probabilmente ne useremo due di super pozioni. Usiamo la prima, lui ci attacca, ne usiamo un'altra. Sgranocchio. Orca madò. È finita. Ah, c'ho. Gli ho rubato la cosa. Gli si attacca la. Gli si abbassa l'attacco. Una cosa che possiamo fare è dargli un'iperpozione per dargli tutta la vita. Ma tanto lui riuscirà a sgranocchio. E poi riattaccherà due volte. Quindi è abbastanza inutile quello che stiamo facendo. Ma tocca provarci. Ma lo userà all'infinito. E certo, abbassa l'attacco e lui mi sciota. Tocca manna Mushu. Dicevo do manna prima, certo. Ma volevo provare a usare battiterra. Domanda. Secondo te quanti anni ho? 18. 16. Che adulatore. Risposta eccellente, fratello. Ma quante ne ho ingannate così. Allora, ruota fuoco. Secondo me potresti mandarlo al creatore. E lo mandi al creatore. Occhio, eh. Sa che gliene manca uno che si digievolve. Ah, è
è un loop di cose, di abilità scambiate. Tufello ha un'abilità che quando viene colpito si scambia l'abilità con il Pokémon avversario. Quindi Tufello è stato colpito, ha dato la sua abilità, cioè questa a Mawile. Mawile ci ha dato la sua, cioè prepotenza. Quindi Mawile ha l'abilità che viene scambiata quando viene colpito. Io con Mushu l'ho colpito, ho preso l'abilità che inizialmente era di Tufello e ce l'abbiamo noi. Quindi alla prossimo colpo che prendiamo la continuiamo a scambiare all'infinito. Che figata. Togekiss, aia. Ah, gliene manca, minchia, 37. Manna Brunello che sta a 37 pure lui. Gli fai un bel attacco elettrico che madonna, lo manda in tachicardia questo coglione. Forza antica. Oh merda, quanto cazzo me leva, oh. Scaricalo. Beh, un'altra forza antica che ho due mosse non efficaci. Guarda quanto mi ha tolto sto imbecille. Dai, levate. Quanta difesa. Vabbè, non mi può. Oh, paralizzato se gode. Tanto non funzionerà paralizzato e farò brutto colpo e mi uccide. Ah no, ho attaccato due volte, eh? Sono un grande. Attenzione, ultimo Pokémon. Stiamo mangiando le palestre, eh? Brunello al 38. Madonna, Brunello, frate, è un mostro. Briga al 36. Megu al 36. Mushu al 34. Dei fenomeni. Sembra che il take ho preso stamani stia iniziando a fare effetto. Oh no, ti stai a cagare sotto? Alcremie. Ma sembra. Madonna, mo voglio un dolcetto. Quello è uno shock. A noi che cazzo ce ne fotte? Adesso iniziamo a fare sul serio. Ah, merda, certo, sono mi sono scordato. È diventata una torta. Ma che roba sto guardando. Oh no, adesso che attacco mi fa ciliegina sulla torta. Mon, attacchiamo prima noi. Guardate quanto gli è tolto. Vi vedo un po' a corto di rosa, ma non preoccupatevi, ci pensiamo noi. Oh no, che fa? Giga gran finale. È finita per noi. Madonna, quanto cazzo goda, coglione. No, me le ciuccia la vita. Vabbè, in realtà noi ce ne frega poco. Perché usiamo iperpozione su Brunello. Guarda quanto cazzo siamo smart. Lui lo rifarà. Giga gran finale, va bene, lo rifallo senza problemi. Lui si ripia la vita, ma noi non ce ne frega niente, fratello. Te fai lotta, Dynamax, Dynacorrosione. Oh, Dynacorrosione lì, per favore. No, sembra una frase di un meccanico. Ma che roba è Dynacorrosione? Corrode l'anima. Madonna, lo stai mangiando? E non lo shotta, ovviamente, perché? Perché te pare che lo shotta? Che gli aumenta, il cazzo? Un attacco speciale, buono. Scusate, sono un po' in mood Christian De Sica, quindi dico cazzo, sborra, sperma. Non che prima non lo dicessi, eh. Allora, lui si riprende un po' di vita, ma ritorna normale. Mi dispiace, perché adesso verrai massacrato, immagino. Beh, è un po' impari la situazione adesso. Che dici? Dai una corrosione? Frate, forse troppo? Massacrato, frate. Madonna, ti ho mangiato, a Poppy. Non vedevi una scopata del genere dal 1947? Se gode, bella per l'apo. E ennesima medaglia conquistata da Renato, che oltre al Mediterraneo vuole espandere i suoi confini a Galar. Dammi sta medaglia, Poppy Playtime. Direi che può bastare, niente male. Sono spiacente di comunicarti che non hai passato il provino. Ma per fa che? Ah, per diventare successore? Ma sti cazzi. La medaglia folletto non te la toglie nessuno e ce la passa. Ma poi quante? Ma sembra la strega di mezzanotte. Ma com'è possibile? Oh, il medaglione sta a diventare completo, fratello. Ma stai a giocare? Catturare Pokémon fino al 45. Una bella MT. Se gode, oh. Assorbi bacio. Sdrogheggiante, te devo dire. Comunque, usciremo e ovviamente ci sarà Sonia o Hope che ci diranno fermo! Voglio ciucciarti le palle. E basta. Sto andando a Knuckleburg. Ti vai a accompagnarmi? Devi tornarci comunque, visto che lì si trova il prossimo capo palestra. Ah, si va a Knuckleburg. Con piacere. Andiamo, famo serviaggetto. Eccoci arrivati, signor. Aia, mi sono rotto un'unghia. E questo fa malissimo. Finisce qui l'avventura di Renato. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo Poppy Playtime. Noi ci sentiamo domani con tecnicamente il video del quarto prestigio di Call of Duty. Grazie mille a tutti.